ricordiamo che sabato l'altro eravamo un po' ci sarà magari vediamo, può essere una buona occasione per mettere insieme le mani. Presidente, il caso Italia-Francia è importante, una sua valutazione da uomo delle istituzioni. Sono cose che fanno male. Noi, sicuramente, io sono un amico della Francia, ho studiato alla Sorbona, ho lavorato in Francia e quindi è una cosa che mi spiace, mi addolora anche se no, sono cose che non devono succedere. Senta, Presidente, se è deluso dalla conferenza stampa di ieri o confortato dall'incontro di questa... No, l'incontro privato è stato come sempre assolutamente cordiale. Non posso dire di essere deluso, perché anche dalle domande che mi sono state rivolte noi abbiamo potuto dare delle risposte precise e io soprattutto mi sono potuto soffermare sui punti del programma al quale ho collaborato insieme a Marco Marsilio e alcuni nostri candidati. È mezzo che la mia vicinanza alla giunta che mi è venuta qui nei mesi successivi posso vedere che di più eventuale vittoria di cui spero molto, e quindi direi che avrò l'occasione di essere presente per le disposizioni, come se dice la mia esperienza, che quando penso e dico che è sessantennale ci resta un po' male. La mia sessantennale esperienza di lavoro e da statista sulla regione molto bella e più o meno. Presidente, sulla ricostruzione si tornerà indietro, visto insomma al 2009, è stato ripreso quello come modello di riferimento. Eh sì, è quello il modello che si deve usare, che molti altri paesi sono venuti a studiare, perché è l'unico modello che consente di recuperare in tempi molto brevi i danni che la natura ha prodotto. Deve ripartire dal richiamare gli investimenti, dal premiare coloro che hanno già lavorato e investono decisamente ampliando le loro aziende. Il problema principale che ho potuto parlare con la gente è quello della precarietà economica. Il 61%, visto anche un sondaggio, teme per il posto di lavoro. Un giovane su tre è costretto a lasciare la Russia e a recarsi fuori dalla regione per trovare un lavoro, non tanto magari un lavoro preparato che in Abruzzo non c'è, ma anche un lavoro qualsiasi. Io ho incontrato due ragazzi che sono gli stranieri. Quindi ci sono due cose che bisogna assolutamente fare. La prima è questa, che ci sia bisogno di lavorare e lasciare la regione. La seconda è che ci sia bisogno per farsi curare bene di lasciare anche qui la regione. Quindi due problemi principali sono attirare investimenti sia delle imprese sia delle imprese che hanno delocalizzato, sia di altre imprese che possono venire per la prima volta in Africa. Con quale sistema? Con quello della fiscalità di vantaggio, cioè applicare le strade che mettono delle percentuali di tasse inferiori e anche rilevantemente inferiori a quelle normali. La seconda cosa è un sistema sanitario recuperando di oggi. Presidente, continuano ad arrivare. Marsilio le conosce benissimo perché abbiamo lavorato insieme. I punti del programma sono stati stesi insieme, l'ho trovato molto preparato su questi temi e a questa cosa che forse non è venuta fuori, succedono delle domande sul fatto che lui sia Marsilio, ma anche che dovesse fare perché qui da sempre guarda l'Abruzzo come alla sua terra, alle sue radici, come una grande... Io Marsilio va bene, ma sono Marcozzi è buono però. Spero no. Che si possa tornare, io sono vicino di lui e vedrete delle cose in Abruzzo. Presidente, continuano ad arrivare allarmi sul fronte economico. Come scusi? Continuano ad arrivare allarmi sul fronte economico. Perché io ne so qualcosa. Ieri il mio gruppo ha perso più di 100 milioni in borsa.
quindi evidentemente siamo toccati tutti gli uomini hanno reazioni delle banche, le banche hanno perso più di un terzo del loro valore, la produzione è stata indicata come una produzione meno del 5% questa mattina, quindi diciamo che tutto ciò che i 5 Stelle hanno fatto al governo ha inciso drammaticamente e negativamente sull'Italia, sulla sua produzione e sui suoi cittadini. Continuo a ripetere questa frase perché evidentemente deve stare in pace con i suoi compagni di governo. Sono naturalmente in disaccordo. Vedremo, penso di sì, penso che sia una buona cosa. Grazie Presidente. A voi, buon lavoro. Grazie.